Ciao e bentrovati. Mi auguro che il vostro business stia andando bene. Mi piace pensare che il lavoro non sia solo lo strumento della nostra sussistenza, ma anche e soprattutto il nostro modo di comunicare, migliorare il nostro mondo e, perché no, anche un po' il mondo attorno a noi. Ecco il secondo video sul framework dei 6 percorsi, incentrato sul tema della strategia Oceano Blu. La scorsa volta, Sally ci ha illustrato i primi 2 percorsi. Ricordate? Se avete perso quei contenuti, potete ritrovarli sul blog di Antonio Edoardo Marazzita, www.marazzitaedoardo.com. Vi lascio oggi all'esperienza di Michael, che ci parlerà di altri 2 importanti percorsi all'interno di questo framework strategico. Buona visione. Grazie Eddie. Ciao, io sono Michael e oggi tocca a me affrontare altri 2 importanti percorsi contenuti nel framework dedicato alla strategia Oceano Blu per il posizionamento strategico. Cominciamo subito. Il terzo percorso. Analizzare la catena degli acquirenti. La definizione del target è un processo vitale, da condurre con la massima attenzione. Non basta targetizzare, ma è altrettanto importante polarizzare il target, individuando sia le nicchie nascoste nel nostro segmento di mercato sia la catena del consumatore potenziale. Per esempio, un potenziale target per un campo da golf potrebbe essere uomini, liberi professionisti tra i 40 e i 60 anni. La polarizzazione di questo target potrebbe essere uomini, tra i 40 e i 60 anni, liberi professionisti, sposati, con figli sotto i 10 anni. Una segmentazione simile può guidare la progettazione dei servizi del campo da golf, attrezzandosi magari con un'area per bambini e un servizio di animazione. Il genitore può così godersi una mattinata di relax al campo da golf e portare con sé i bambini. Il secondo aspetto, la catena degli acquirenti, implica chiedersi non a chi è rivolto il prodotto ma chi compra quel prodotto, anche se è destinato a qualcun altro. Ad esempio, i giocattoli sono acquistati dai genitori per i bambini. Similmente, molti medicinali sono consumati da chi ne ha bisogno, ma venduti ai medici e alle aziende sanitarie, ma non direttamente ai pazienti. Quarto percorso. Analizzare l'offerta di prodotti e servizi complementari. Oggi, è ormai centrale accessoriare un prodotto con un servizio di assistenza gratuito sempre attivo. Un'area dedicata ai bambini nel campo da golf dell'esempio precedente potrebbe anche essere a tutti gli effetti un servizio complementare. Analogamente, la disponibilità di una navetta per muoversi e raggiungere le aree di un centro commerciale, dai verso la città, o realizzare pacchetti integrati di tecnologia, come computer e fotocamere digitali direttamente compatibili. Quali sono dunque i servizi e prodotti complementari che posso offrire con la mia azienda? E quali sono quelli dei miei concorrenti? Esplorare l'intero universo dei prodotti e servizi complementari al core business offre non solo la possibilità di ampliare il proprio mercato, acquisendo nuovi consumatori, ma anche quella di consolidare quelli già acquisiti, offrendo nuovi modelli di acquisto e nuove prospettive di sviluppo. Bene, io sono giunto alla fine di questo video. Nel prossimo affronteremo gli ultimi 2 percorsi del framework. Un saluto a voi e lascio le conclusioni a Eddie. Ciao! Grazie Michael, molto illuminante. Chiudiamo così il secondo video dedicato al framework dei 6 percorsi all'interno della strategia Oceano Blu. Se anche questo video vi è sembrato un contenuto strategico interessante, seguiteci nei prossimi appuntamenti. Come amo fare, vorrei chiudere con una frase. Una massima che possa essere una spia accesa o una scintilla. Smetti di fare gli stessi errori. Impara a farne di nuovi.